Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre, sempre in descrizione troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, devo iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film d'animazione del 2020, I Croods 2, Una nuova era. Io avevo già visto il primo film dei Croods del 2013 e mi era piaciuto tantissimo perché avevo apprezzato anche certi momenti seri e anche alcuni momenti comici e divertenti al punto giusto, perché il tutto risultava ben amalgamato e in più c'era anche una riflessione molto importante sul concetto del trovare il domani, sul concetto anche di famiglia e anche di conoscere persone nuove. E mi erano piaciute tutte queste cose per il modo in cui erano state trattate all'interno del primo film dei Croods, appunto del 2013. E in questo secondo film, devo dirvi la verità, sono rimasto parzialmente deluso, soprattutto per i toni del film, perché posso capire che appunto stiamo parlando di un film d'animazione, quindi è giusto anche contestualizzarlo, per così dire, anche per i bambini, per i ragazzi, per far ridere e divertire. Però questo secondo film dei Cruz esagera. Esagera davvero tanto, rendendo il tutto troppo divertente e mettendo da parte quella componente un po' più seria che aveva contraddistinto il primo film dei Croods, mentre questo secondo preferisce puntare su gag comiche e non poi così tanto divertenti, o per meglio dire, alcune gag divertenti ci sono, una in particolar modo di cui vi parlerò nella parte spoiler, mi ha fatto letteralmente morire dalle risate. Però mi sarebbe piaciuto vedere un maggiore equilibrio, perché comunque gli spunti di riflessione ci sono anche in questo caso. Spunti di riflessione anche molto interessanti sul concetto di specie, sul concetto di evoluzione, e quindi anche questa è una cosa molto bella all'interno di questo secondo film dei Croods. Però, ripeto, sono rimasto deluso perché il tutto viene preso un po' troppo alla leggera, almeno per tre quarti di film, quindi più della metà, e non mi è piaciuta molto questa cosa. Quindi devo dire che per il resto il film mi è anche piaciuto, i personaggi continuano a piacermi proprio come è stato fatto nel primo film, personaggi ben costruiti, ben caratterizzati, e anche in questo secondo film il tutto funziona molto bene, o per meglio dire abbastanza bene. E per il resto la storia potrebbe anche risultare interessante in certi punti, alcuni punti della prima parte mi sono piaciuti, soprattutto per il modo in cui viene costruito il tutto, e anche la seconda parte diventa anche un po' più movimentata e ho apprezzato anche questa cosa. Però ripeto, la cosa che non mi è andata proprio giù sono i toni troppo, ma proprio troppo leggeri presenti all'interno di questo film. Ovviamente è un film d'animazione che va benissimo per i bambini e per i ragazzi, ma non sono convinto né sicuro al 100% che possa piacere anche ai grandi, agli adulti. Ripeto, a me come film no, diciamo che non l'ho disprezzato, però mi aspettavo qualcosina in più, questo devo ammetterlo. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle su 5, una sufficienza che ci può stare, nulla di più, nulla di meno, perché per me un film d'animazione è semplicemente sufficiente, ecco tutto qua. L'animazione funziona, mi è piaciuta, l'ho trovata anche migliore rispetto al primo film dei Croods, ovviamente col passare del tempo, col passare degli anni, bisogna migliorare sotto questo punto di vista, e questo secondo film dei Croods lo fa molto bene, proprio sotto il punto di vista dell'animazione. Per il resto posso dirvi che ho apprezzato anche alcune trovate di cui vi parlerò nella parte spoiler, però davvero ho poco altro da dire perché è stata un po' una parziale delusione per ciò che poteva essere, ma che purtroppo non è stato. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto perché voglio parlarvi di alcune scene che ho trovato molto interessanti, allo stesso modo di certe trovate che, diciamo, le ho trovate anche ben trattate, però si poteva fare qualcosina in più. Vorrei partire proprio da una gag divertentissima che mi ha fatto letteralmente morire dalle risate, ed è quella in cui, appunto, i nostri personaggi dovranno parlare con questo gruppo di scimmie, per così dire, e queste scimmie
comunicano picchiandosi l'una con l'altra, ecco, e c'è anche la parte in cui il ragazzo, quello che la famiglia dei Cruz aveva incontrato nel primo film, che si troverà in questa situazione piuttosto spiacevole in cui dovrà comunicare con una di queste scimmie, c'è un punto che davvero è divertentissimo in cui uno dei Cruz non ha capito cosa ha detto la scimmia e il ragazzo allo stesso tempo dice no, no, non farglielo ripetere, non farglielo ripetere per non ricevere ulteriori botte. Ecco, quella parte mi è piaciuta tantissimo, quella è una trovata molto interessante che ci può stare all'interno di questo film. Però ad esempio, diciamo, in altri punti si esagera sotto questo punto di vista, ci sono alcune gag poco riuscite e poco divertenti, e proprio i toni del film sono troppo leggeri ed è come se il tutto venisse preso alla leggera. E in certi punti ci può stare, ma in altri no, perché diciamo che il punto di forza del primo film dei Cruz era proprio questo giusto misto, questa giusta, diciamo, fusione, per così dire, fra parti comiche e parti un po' più serie che facessero riflettere lo spettatore. Quindi è anche una cosa che mi è dispiaciuta non rivedere anche in questo secondo film, seppur in certi punti questa cosa ci sia, come ad esempio quando la famiglia dei Cruz incontrerà proprio i Superior, che appunto sono la razza evoluta, la specie umana evoluta rispetto ai Cruz. Ed è bello vedere anche i loro diversi modi di vivere e come alla fine troveranno, diciamo, una specie, una sorta di accordo comune, di amicizia vera dopo alcune, diciamo, peripezie, dopo anche alcuni screzi che, diciamo, non facevano andare d'accordo proprio al 100% queste due famiglie, anzi, tutt'altro. E ho apprezzato anche la seconda parte del film in cui appunto queste due famiglie si uniranno per, diciamo, il bene comune, ecco, mettiamola così, riuscendo a sconfiggere anche questa scimmia gigante che è una minaccia vera e propria. Quindi diciamo che il film la butta un po' troppo sul ridere, un po' troppo su toni leggeri, ma quando vuole mostrare quei pochi momenti un po' più seri, quei pochi momenti che possano far riflettere lo spettatore, diciamo che il film riesce in questo obiettivo. Quindi io non so che altro dirvi, ho apprezzato anche proprio il film perché comunque la durata è poca, il film vola, non risulta pesante né noioso, ma appunto il mio unico rammarico è il fatto di non potervi parlare così bene del secondo film, di questo appunto secondo film dei Cruz, così come ho fatto nella parte no spoiler e in questa parte spoiler del primo, perché il primo film dei Cruz io ve lo consiglio assolutamente. Questo secondo film vi dico state attenti perché potreste anche non apprezzarlo. Per me, ripeto, come ho già detto nella parte no spoiler, è un film sufficiente, tutto qua. Poteva risultare decisamente migliore, ma poteva risultare anche decisamente peggiore. Quindi diciamo che mi accontento in questo caso, ma diciamo che fra i film d'animazione che ho visto quest'anno, questo a mio parere è il più debole in assoluto. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!